Cari concittadini, buonasera, buona domenica sera dal vostro sindaco per la nostra consueta diretta Facebook del fine settimana. Un po' più in ritardo rispetto al solito, abbiamo appena terminato il concerto di Natale, un nuovo appuntamento con il Natale sannicolese, con il concerto nella chiesa di San Nicola Vescovo a Pagliara, dopo quella di ieri sera con Vittorio Coviello, Maia Martini e Augusta Mistico a Monte Rocchetta, stasera l'esibizione di Ilenia Adamo appunto a Pagliara. Abbiamo tenuto questo concerto nella nostra chiesa, al termine ho ringraziato e augurato a tutti i pagliaresi buone feste, ma a tutti quelli del nostro comune auguro un Natale pieno di gioia e serenità in tutte le vostre famiglie, in tutte le vostre case. Quindi faremo domenica prossima gli auguri in maniera più compiuta a tutti quanti i nostri concittadini. Restando in tema di Natale sannicolese, andiamo avanti con il programma, con il cartellone appunto di questa kermesse natalizia. Domani nuovamente la Christmas Band nel nostro comune. Gireremo le zone che non sono state appunto toccate dall'altra settimana, appunto quando hanno fatto il giro delle nostre frazioni. Quindi domani si comincerà a partire dalle 14:30 con Palati, subito dopo Contrada Maioli, tutta la zona di Contrada Maioli, Mezzacapo, e quindi terremo il giro a Toccanisi, Santa Maria in Grisone e Torre Pagliara. Chiuderemo con Torre Pagliara, quindi con tutte le altre zone, frazioni e contrade che non sono state interessate dal giro. L'ultima, la precedente volta che è venuta la banda dei Babbi Natale. Continuiamo il Natale sannicolese dopo la bellissima iniziativa del pellegrinaggio a Bari, presso la tomba del nostro santo patrono. Tante altre iniziative sono state fatte, penso al villaggio di Babbo Natale, prima a Pagliara, poi a San Nicola Capoluogo, e tante se ne saranno fatte nel corso dei prossimi giorni. Penso al villaggio che terremo agli Annassi della Befana, ma a tutti gli altri concerti che terremo in tutte le chiese delle frazioni e delle contrade del nostro comune. Il prossimo concerto ci sarà il 23 dicembre, Deborah Colangelo si esibirà presso il Borgo degli Angeli, poi lo terremo anche a Toccanisi, a Torre Pagliara, a Santa Maria in Grisone, in tutte le altre zone che ancora non sono state interessate appunto da questi eventi bellissimi e molto interessanti che stiamo tenendo in ogni zona del nostro comune. La settimana che si aprirà domani invece sarà interessata essenzialmente da quella che sarà la commissione per l'elargizione dei voucher spesa prenatalizie. Tante sono state le domande, le vaglieremo una per una, verificheremo appunto se ognuno ha i requisiti per ricevere il buono spesa prima della festività natalizia, le elargiremo in base all'ISEE che sono stati presentati, quindi agli indicatori ISEE, in base all'ISEE daremo il contributo per la spesa. Due sono i supermercati che hanno aderito per questa iniziativa, uno è Fallarino a Contrada Piano Cappelle, l'altro è il supermercato Sigma a Pace Vecchia, dove una volta c'era il Margherita Conad per intenderci, quindi proprio sulla zona alta della Pace Vecchia, vicino alla chiesa di Santa Rita e Santa Maria della Pace. Poi ovviamente gli uffici contatteranno ogni singolo cittadino che ha presentato la domanda per la consegna dei buoni. Il Natale che sta avvenendo a qualcuno non ha ancora nemmeno fatto passare la rabbia per qualche sconfitta, diciamo, elettorale. La settimana che si sta concludendo è cominciata per me con una notizia che lì per lì mi ha lasciato un poco con l'amaro in bocca, ma non fa niente, ci difenderemo in ogni luogo. Ho avuto la notizia appunto che per un anno circa sono stato oggetto di indagine a seguito di una denuncia presentata da un mio
concorrente alle elezioni. Il pubblico ministero aveva chiesto l'archiviazione della mia posizione perché il fatto appunto non sussiste, ma la persona che aveva presentato questa denuncia si è opposta all'archiviazione, quindi nel mese di marzo dovremo tenere l'udienza preliminare davanti al giudice per le indagini preliminari. Conscio di non aver commesso alcunché, mi recherò davanti al GIP e quindi valuterà il giudice, consapevole però che già il pubblico ministero, la pubblica accusa, ha chiesto l'archiviazione della mia posizione. Io voglio dire a queste persone, innanzitutto anche a loro, auguro buon Natale, perché porti pace, gioia e serenità a tutti, anche a chi mi odia. Quindi a loro, anche a loro, i miei più sinceri auguri di buone feste e di buona vita. Ma a molte persone vorrei dire che la politica si fa nell'aula consiliare del Comune di San Nicola Manfredi, non si fa nelle aule giudiziarie, perché chi ha fatto nel nostro comune la politica nelle aule giudiziarie è stato sonoramente sconfitto dagli uomini, dagli elettori e dalla storia del nostro comune. Quindi la politica si fa nell'aula consiliare e si fa tra la gente, come l'ho fatta io per tanti anni. Io non ho fatto denunce, questo e quell'altro, così come mi stanno facendo. Fatele, è vostro diritto farle, però è mio diritto e dovere anche essere, diciamo così, contrario a questo modo di fare politica. Il mio modo di fare politica è sui fatti, sui programmi, non sull'odio, sul rancore continuo, giornaliero, quotidiano. Quindi volete continuare, alcuni vogliono continuare su questa strada, auguri. La storia, oltre che la magistratura, vi sconfiggerà, oltre che il popolo che già vi ha sconfitto e che vi sconfiggerà ancora di più per i prossimi anni. Questa settimana è stata anche la settimana di un primo evento storico anche per la mia sindacatura. Purtroppo ho dovuto officiare una separazione tra due coniugi, a loro gli auguri di buona vita, perché il sindaco dalla legge può, anche quando non ci sono figli minori o non ci sono comunque figli in condizioni di precarietà o non ci sono particolari problemi economici da affrontare, il sindaco può anche fare la separazione, quindi consensuale, tra due coniugi. Non è più necessario farlo direttamente e soltanto davanti al giudice. Ho incontrato degli imprenditori che vogliono venire ad investire nel nostro territorio con un'altra azienda nella zona ASI, quindi nei prossimi giorni, martedì, ci sarà un incontro tecnico con l'ufficio tecnico da parte di questi imprenditori. Diciamo che il ristoro che il comune avrà da parte dell'insediamento di queste aziende sarà quello di finalmente portare la pubblica illuminazione nelle contrade in cui ancora oggi ne sono sprovviste. Penso innanzitutto a contrada Montebello, contrada Cento Fontane, contrada Mezzaricotta e contrada Maioli. Quindi in molte di queste zone arriverà finalmente, fra non molto, la luce, grazie ai ristori che avremo da delle convenzioni che sottoscriveremo. Una è stata già sottoscritta, un'altra la faremo successivamente con delle aziende che vengono ad investire nel nostro territorio. Domani comincerà per tre giorni l'opera di ripristino dell'asfalto per la fibra nel territorio di Santa Maria in Grisone, quindi andremo a chiudere anche questa cosa. E nella settimana prossima, tempo permettendo, si continuerà con l'asfalto di alcune strade del comune. Partiremo con via Sala a Torre Pagliara, si continuerà con via Tomasi a San Nicola Capoluogo e via Maioli. Speriamo quindi nella clemenza del tempo. Inoltre stiamo concludendo quelli che sono i lavori per il micronido di Pagliara. Contiamo di inaugurarlo per fine anno, tranne se non ci dovessero essere problemi di natura burocratica per l'allaccio delle utenze, l'inaugurazione potrebbe slittare, diciamo così, alla prima
prima settimana, i primi 10 giorni di gennaio. Ma comunque ormai ci siamo, il micronito è terminato e tutti, chiunque passa davanti al Pagliara, davanti al micronito, può verificare quanto è venuto bello, e quindi la nostra prima opera pubblica portata finalmente a termine nel giro di pochi mesi, perché noi le opere pubbliche non solo le programmiamo ma le portiamo anche a termine. E le opere pubbliche non sono, che facciamo noi, non sono cattedrali nel deserto, porteranno frutto e servizio a quelli che sono i nostri concittadini. Quindi non solo ci sarà un servizio per le famiglie che hanno scelto di iscrivere i loro bambini al micronido, ma ci sarà anche un'occasione di lavoro per ben 4 nostri concittadini, 4 persone appunto, che presteranno servizio presso il micronido. Mi ha fatto visita il comandante della stazione dei carabinieri di San Giorgio del Sannio, mi hanno fatto dono del loro calendario dei carabinieri, così come il questore di Benevento, li ringrazio. Abbiamo tenuto una visita istituzionale col sindaco di Benevento Mastella, quindi si va avanti nel rispetto reciproco dei ruoli, e anche perché comunque siamo 2 comuni confinanti e quindi dobbiamo, per necessità, per forza di cose, lavorare insieme, e così faremo. C'è stata l'assemblea dei sindaci in vista del distretto unico per provinciale dell'Idrico Campano, quindi abbiamo tenuto l'assemblea dei sindaci presso la Rocca dei Rettori, presso la provincia, e abbiamo avuto un incontro istituzionale con il presidente della provincia Nino Lombardi, che saluto e ringrazio. Abbiamo continuato con l'opera di pulizia delle griglie e delle caditoie in tutto il territorio comunale, termineremo nei prossimi giorni. Avremo ci sono stati momenti, diciamo così, abbiamo avviato un monitoraggio su tutto il territorio della pubblica illuminazione, di guasti che ci sono, li abbiamo portati a termine. Soltanto nella zona di Pietrabianca c'è stato un guasto abbastanza serio che sarà riparato nella mattinata di domani. Quindi abbiamo parlato della questione del micronido, così come vi ho parlato della questione dei voucher e spesa, che entro Natale saranno erogate a tutti quanti. Quindi stiamo governando. Faccio gli auguri all'amico, compaesano, concittadino e sostenitore Marco Gilardi, che si è unito in matrimonio anche con il matrimonio religioso, già era sposato civilmente, ha coronato il suo sogno d'amore anche davanti a Dio. Auguri a lui e a sua moglie. Auguri a tutti voi per questa settimana che ci separa dal Natale. Ricordo l'appuntamento del 23 dicembre, di domani, con la Christmas Band nei luoghi dove non è stata ancora. Del 23 dicembre il concerto di Natale di Deborah Colangelo al Borgo degli Angeli, e l'appuntamento con tutti i dipendenti, i consiglieri comunali, gli assessori, il 24 dicembre mattina alle ore 10 nella sala consiliare, per gli auguri di Buon Natale con tutti loro. E in quella sede saranno consegnati attestati a tutte le coppie che ho unito in matrimonio in questo anno, a tutte le coppie quindi sarà consegnata loro una pergamena, a tutte le coppie a cui ho letto la pubblicazione del matrimonio. E inoltre personalmente darò un regalo a tutti i nati da quando sono sindaco. Quindi ci vediamo, appuntamento con loro, con questi signori, con tutti questi con questi bambini, con questi genitori e con queste coppie, sabato prossimo alle ore 10 nella sala consiliare, così come incontrerò e farò gli auguri a tutti gli amministratori e i dipendenti del comune. Grazie a tutti, ci aggiorniamo per la prossima diretta Facebook, che la terremo nel giorno di Natale. Grazie ancora, buona serata a tutti.